E torniamo a parlare di commercio elettronico nuovamente. Infatti tutti i lunedì vedremo alcune delle tante forme attraverso le quali si sta costruendo la nuova economia digitale. Oggi visitiamo un altro sito che ci è stato segnalato dal Ministero dell'Industria, in particolare dall'Osservatorio sul commercio elettronico, che da alcuni anni promuove in Italia lo sviluppo di questa nuova forma di transazione. Si chiama Wine Shop ed è naturalmente un negozio virtuale di vino. '50 produttori in crescita, 200 tipi di vino e c'è anche una sezione dedicata al cibo. Questi gli ingredienti di wineshop.it, un sito di commercio elettronico nato da un gruppo di appassionati della cultura enologica e intenditori del prodotto. Wineshop.it è una delle tante iniziative di commercio elettronico che stanno fiorendo nel nostro paese. Si tratta di un'impresa completamente internet, che non ha un'enoteca o una produzione vinicola alle spalle, ma è strutturata in maniera leggera e ha il suo fulcro nel sito. Il nostro sito è un sito estremamente facile per quanto riguarda la navigabilità. Questa è la nostra home page. Alla parte destra abbiamo diverse icone che facilitano la navigabilità nel nostro sito, per quanto riguarda la ricerca del vino, per quanto riguarda la sezione food, poi abbiamo il club, una serie di informazioni utili per chi naviga sul nostro sito e poi delle rubriche particolari tra cui la ricetta del mese e l'itinerario del mese. Ad esempio, se vogliamo cercare un vino abbiamo la possibilità di fare la ricerca geografica. Abbiamo una cartina dell'Italia, una breve descrizione della storia del vino nell'Italia. Cliccando su una delle regioni italiane, ad esempio sul Piemonte, abbiamo l'immagine della regione. Nella regione, accanto alla storia, abbiamo le diverse zone vitivinicole. Cliccando su una di queste zone vitivinicole ci compaiono tutti i prodotti, tutti i vini che possiamo trovare. Poi ognuno di questi vini avrà delle sue descrizioni caratteristiche. Oltre a vendere il vino in Italia, wineshop.it esporta il vino italiano principalmente nel circuito dell'Unione Europea, ma arrivano richieste di informazioni sui prodotti da tutto il mondo. Per gli Stati Uniti ci sono ancora difficoltà a causa di barriere protezionistiche all'importazione. Questo nuovo sistema ci rende visibili in tutto il mondo e quindi può favorire anche chi nella sua dimensione non così importante e quindi il piccolo produttore che riesce in questo modo a essere presente su tutti i mercati, sia italiano che internazionale. Oltre il 90% dei vini scelti da Wineshop per la commercializzazione online sono DOC, ma il sito offre anche altri servizi agli utenti della rete, ponendosi come punto di riferimento di una serie di iniziative che, partendo dal vino, abbracciano cultura e tradizioni. A garanzia dei clienti per il pagamento online, Wineshop.it ha adottato un protocollo internazionale. Il trasporto della merce è compreso nel prezzo, mentre rispetto al rapporto con i produttori sono essi stessi che, consultando internet, decidono a chi far commercializzare il loro vino. Internet è un mezzo fondamentale per avere poter avere una maggiore conoscenza a livello globale, perché è uno strumento su cui tutti stanno scommettendo. Magari inizialmente non sarà un mezzo dai grandi numeri, però sicuramente è un mezzo fondamentale, sicuramente di grandissima penetrazione. Per noi è una scelta, oltre che importante, a cui crediamo, una scelta obbligata. E-commerce, piccole imprese, prodotti di qualità, ma come vanno gli affari? Wineshop.it è nata nel novembre del 1999 e da allora abbiamo avuto circa 10.000 visitatori. Normalmente le percentuali di vendita nella vendita online sono di un acquisto ogni 1.000 visitatori e noi siamo orgogliosi di dire che abbiamo addirittura un risultato che è 10 volte superiore. Sono 1.000 i siti di commercio elettronico attivi alla fine del 99, con una netta prevalenza nel settore agroalimentare. Seguono l'editoria e l'informatica. E sono 750.000 i miliardi di fatturato per il commercio elettronico stimati entro il 2000.